Adesso qui alla vita in diretta, spaventato? Sì. Qui alla vita in diretta c'è qualcosa di spaventoso nel senso bello, perché celebra qui da noi i suoi 60 anni Nino D'Angelo. Come stai? Voglio. Grazie. Applauso, bisogna non zoomare, dai. Te lo meriti tutto, goditelo tutto sto applauso. Che diavolo. Questo era Tano da morire, Che pubblico. Potremmo andare avanti fino alle 6:30 volendo, pubblico, anche di più. Che questo era Tano da morire quando sei entrato, sì. Che hai preso pure il Davide Donatello. Sì, come colonna sonora. Il film di Roberta Torre. Ma che ci ha dato tante soddisfazioni, diciamo. Abbiamo un po' anticipato. Sì. Il musical, di strada, così. Queste letture particolari del musical, insomma, si festeggiano i 60 anni. Ma fatti già, però. Sì, fatti già. Si festeggia tutto l'anno, i tuoi 60 anni in questo racconto. Anni 70, Napoli era piena di manifesti. Nome, Nino e foto, un biondo ossigenato. La città era tappezzata e si pubblicizzava qualcosa che già tutti cantavano. Nino D'Angelo, 60 anni di musica, di passione, di grande lavoro, ha festeggiato con uno show evento questa estate, questa sua bellissima carriera. Cantava Nino mentre vendeva panini e gelati con suo papà alla stazione di Napoli Centrale, la sua prima piazza. Poi la Galleria Umberto, le radio libere, gli stadi pieni. La storia mia nel 76 è stato pubblicato con i fondi di famiglia. La notorietà passa dalla Salerno-Reggio Calabria, dove le sue cassette e i suoi nastri sono venduti ovunque, a tutte le regioni. Dopo un jeans e una maglietta, film e canzone campione di incassi, i fan si moltiplicano. I critici non sono stati mai teneri con lui e con la sua musica, ma le vendite salivano e gli intellettuali lo riscoprono. Il genere neomelodico si evolve, un nuovo percorso artistico segnato dalla perdita dei suoi genitori che sono stati i primi a credere in lui. Cambia look e scrive nuovi pezzi. Il corto al Festival di Venezia, Vita a volo d'angelo, è un successo. E Nino sbanca con i suoi film. Eccomi qua, raggiunge la top 10. Premi per la sua musica, il David di Donatello come miglior musicista, il nastro d'argento per Tano da morire, il disco d'oro per le 50.000 copie vendute. Vai dove il sole non c'è mai. Sanremo per 5 volte e lo scopriamo anche conduttore del Dopo Festival. E Pupi Avati lo vuole nel film Un cuore altrove. Nino D'Angelo, artista napoletano, parla il dialetto, scrive nella migliore tradizione della grande musica, che non è solo napoletana. Come ha dichiarato in un'intervista, la storia di Nino, uno nato per non essere, ed invece è stato. Mi amo! Che storia, Nino? Bella storia, Devo dire. È una bella storia. Sono stato proprio un ragazzo... Un uomo oggi, no? Un nonno fortunato sono stato, veramente. Io ringrazio Dio per avermi portato fin qui e sono felice tutti i giorni perché sono stato scelto da qualcuno a rappresentare le persone che contano poco, però ogni tanto si mettono insieme e fanno il miracolo, ti regalano il successo. Quando sei esploso, Nino, si diceva... Si raccontava Napoli, diceva Napoli è Maradona, Sfogliatelle e Nino D'Angelo. Maradona, Nino D'Angelo e Sfogliatelle. Napoli tre cose stanno belle, Maradona, Nino D'Angelo e Sfogliatelle. Avevano scritto così. Poi c'è molto di più, però il tuo legame con Napoli è pazzesco, ovviamente. No? Napoli è la mia vita, Napoli sono io, Napoli è tutto ciò che respiro. Napoli è Napoli, Napoli è... È una città che mi ha cambiato la vita, mi ha fatto vivere con le piccole e con le grandi cose, mi ha fatto convivere.
e mi ha fatto capire che per capire le grandi cose deve capire le piccole. Sono più bello quando arrivano le grandi cose. Certo. Tu dove sei nato? Proprio io sono nato in un quartiere di Napoli a San Pietro a Paterno, che è Capodichino praticamente. Capodichino. L'aeroporto di Capodichino fa parte di questo quartiere. Quindi sei proprio, diciamo, la vita è un po'. Figlio di Napoli, no? Sì. E hai quanti figli hai? Io ho due figli. Due figli? Che cosa fanno adesso? Mio figlio fa il regista, attore d'angelo, quello che ha fatto Falchi, insomma. E poi c'ho l'altro figlio che lavora alla Gazzetta dello Sport, che si chiama Vincenzo. Ah, che poi ho anche tre nipotini, vero? Tre nipotini? Tanti, sono nati i nipotini. Sì, sì, sono. E gli eleganti le canzoni tue, i nipotini? No, ma loro già cantano proprio altre cose. Vediamo cosa racconta di te la tua gente, no? Barbara Di Palma è andata a Forcella, quartiere che tutti conosciamo di Napoli, vediamo. Nina è napoletana, te ne vuoi Napoli in tuo sangue. In ogni angolo di Napoli c'è un pezzo di Nino D'Angelo e in ogni canzone di Nino c'è un pezzo di Napoli, per questo è difficile raccontare questo legame che dura da sempre. Ha raccontato tramite le sue canzoni la storia di Napoli. Chiara, ti ricordo piccolina, Chiara che cantava per le scale. Ma partiamo da qui, siamo nella periferia nord-est di Napoli e questo è il quartiere di San Pietro a Paterno. Purtroppo la casa di Nino non c'è più, ma è in questo vicolo che quel ragazzino magrissimo con tanti capelli che un giorno sarebbero diventati l'iconico caschetto biondo è cresciuto. Questo è il quartiere di Nino D'Angelo, è il mio idolo e il mio amore. Ciao Gaeta, lo conosco pure, lo sciasce. Poi ci ha ricordato che la casa è stata e che la casa non può tornare. Siamo il tuo popolo, Nino, sei un grande. Nino D'Angelo è stato ed è la voce più verace del popolo napoletano, quella che viene dal basso, da dentro, quella che nasce nei quartieri popolari, quella che cresce tra i vicoli e che viene trasportata dal mare, dal cielo azzurro di questa città di cui lui è interprete, cantore, ma soprattutto cittadino. Nino, Nino, il nostro paesano! Nino, Nino, Nino! Quanta strada ci fai! Non ha mai rinegato le canzonette dei suoi esordi, ma Nino è anche l'autore profondo di Senza giacca e cravatta, un artista eclettico che è diventato anche direttore artistico dello storico teatro Trianon. Siamo a Forcella e lui ha restituito questo posto al popolo. Si è forte, si è esagerato. You come from New York, do you know Nino D'Angelo? Yes. What's up? Popcorn e patatine. Pop con le patatine faccia ricordare. Napoli è anche le strade dove Nino di notte passeggia da solo e viene fin qui, dove con un solo sguardo riesce a ricevere l'abbraccio che va dal Vesuvio al Golfo di Napoli, come canta nella canzone Bella. Bella che non tiene braccio e a te mi sento strignute. Quindi Nino, Napoli ti saluta così, con questo abbraccio che tu ami tanto e che tante volte hai cantato. Complimenti, a voi complimenti. Abbiamo solo raccontato perché siamo arrivati lì, abbiamo sentito, Barbara Di Palma ha sentito tutto il calore di questo abbraccio di Napoli. Tu questo abbraccio l'hai sentito sempre molto forte, no? Sempre, sì. Napoli è una città che bisogna viverla per giudicarla e per conoscerla. Cioè, invece noi facciamo successo sempre. Si vedono di più le cose brutte. Cioè, la vita è fatta di cose brutte e cose belle. No, non bilaggiano questo. Napoli fa successo molto quando si parla di cose brutte. Napoli è bella e i napoletani sono splendidi. E tu, questo abbraccio, chissà quante storie, quante persone, no? T'hanno magari affidato loro stesse, le loro speranze. C'è qualche ricordo particolare sulla gente di Napoli? Ma sai, io sono nato tra le persone umili, non è? E quindi le persone umili sono tutte belle, perché sono quelle che ti danno di più. Io non ho visto mai una persona che non è umile, che dà qualcosa a qualcuno, mai. Le persone piccole sono le persone grandi. Uno per essere un grande vincitore deve saper perdere. Quando si impara a perdere, vincerà sempre. Senti, Nino, questi 60 anni, no? Quest'anno in cui festeggi 60 anni, come lo festeggi? So che c'è un tour importantissimo anche in Europa. Sì, faccio un tour, ma ci ho portato fogli perché sono oggi gli impresari, dice, l'hai detto, qua non l'hai detto, voglio bene a tutte le città.
Allora faccio Milano, Reggio Emilia, Torino. Poi ci stanno due date in Germania che non me ne saccio ricere. Vabbè, Germania, Germania. Cioè, no, lo dico, la Vercuse non lo so dire, però Ludwigsburg. No, ah, era là, sì. Poi ci tengo molto una serata che facciamo un teatro che non mi ha avuto nella mia vita. Invece quest'anno mi ha voluto il teatro di Cosenza, il teatro Rendano, che è molto importante. E io vi faccio un appello a tutti i calabresi che devono venire a questo spettacolo, perché è l'unica data che faccio in Calabria. E poi il 21 sto nella città, che è la mia seconda città, no, che è Roma, che ci vivo da tanti anni. Poi sarò a Catania il 24, il 25 novembre a Palermo, e poi a Zurigo, e poi chiuderò a Napoli. A Zurigo faccio la doppia data. E chiudi a Napoli. E poi chiudo a Napoli. Non si poteva che chiudere a Napoli. Anzi, mi hanno fatto un regalo, vado pure a Lugano, penso. Pure a Lugano. A giri tutte cose. Quindi l'impresario può stare tranquillo, tutto. Quindi, senti, tu hai regalato poesia, lo diceva prima una persona, no? Però la poesia napoletana più bella, tu lo sai? Tu lo sai qual è la poesia napoletana più bella? Adesso Salvatore Perfetto ce la fa vedere. No. Voi napoletani, per voi la poesia è questa, no? È questa. Vediamo, Salvatore, vediamo. Maradona, che si è spinto in avanti mentre Maradona ha la palla, ecco che scatta ancora la nazionale argentina. Maradona superando specialmente un avversario, due avversari, ha la palla sul destro, gol di Maradona! Go storico di Maradona, questo sei tu con Diego. Io ho fatto anche un film con Diego. Hai fatto un film? Tifosi. Tifosi. Un film di De Laurentiis proprio. Di insomma, è una poesia sto gol di Maradona. Ma Maradona. Senti, Nino, vieni con me, va. Vieni con me perché vorrei sentirti commentare sto gol di Maradona. Fare un po'. Tuo figlio è cronista sportivo. Questo, no? Queste sono le cuffie, facciamo finta che sono le cuffie. Speriamo che non senti mio figlio. Diego, Maradona, Diego Armando. Armando Diego. Oh mamma mamma mamma. Oh mamma mamma mamma. Sai perché mi batte il corazon? Ho visto Maradona, ho visto Maradona. Mamma, innamorato sono. Vai Diego! Nino D'Angelo! Mamma mia, come racconta sti cose, sta poesia! Togliamoci queste cuffie, va! Vieni che ti presento una ragazza meravigliosa, vieni. Vediamo se ti ispira la canzone, vai, vediamo un po'. Ah. Se ti ispira la canzone Francesca, vai! Tanti auguri! Posso dedicare una canzone, no, perché c'è stata l'orchestra, però una sì, piccola poesia. Magari. Come ti voglio bene, non lo so. E voi te pensi che se non ci stisse sta vita a regalarsi a qualcuno? Che saccio? Hanno ognuno innamorato e non vogliono dare quella a te. Ma a te nessuno ti può assomigliare. Tu sei unico, sei solo, ma sai capire, ma sai pigliare, ma sai imbrogliare. Ma che sì, che solo si mi guarda, mi fai fare il suo uno tutto bello. E solo si mi parla, mi dice tante cose che mai nessuno me l'ha detto fino a mo. Tu sei la speranza. La speranza di chi mai ha avuto niente. E all'improvviso te ne ha tutte cose. Te ne ha te. Grande Nino! È una poesia sto bagnone. Auguroni! Grazie! Ci vediamo domani! Ciao, buona serata! Nino D'Angelo!